Buonasera, questa è la 46esima puntata di Clocks and Clouds, la prima del 2019. Io sono Stefano Taglietti al microfono e alla regia, come sempre, Chicco Girardi. Questa sera una puntata speciale perché dedicheremo tutto lo spazio di questa trasmissione alla musica contemporanea della Sardegna, in particolare ad alcuni autori, diciamo, fondamentali di questi anni, che hanno lavorato e continuano a lavorare tantissimo sia nella musica da camera, orchestrale, e anche sulle nuove tecnologie e la musica elettronica. Questa sera quindi saremo in compagnia di tre protagonisti della musica contemporanea sarda, e naturalmente evocheremo anche uno, il padre in qualche modo della musica contemporanea sarda, cioè Franco Oppo, che ci ascolterà da qualche parte, da qualche parte. Quindi io saluterei e poi li presenterò, Fabrizio Casti, e parleremo anche di Antonello Doro, che non è presente questa sera nell'intervista, e presenteremo anche Marcello Pusceddu e anche Roberto Zanata e il flautista Enrico Di Felice, un altro protagonista internazionale di questo gruppo di amici e musicisti. Quindi intanto li saluto, buonasera, sono in diretta con noi. Sì. Allora, prima di introdurre, diciamo, io comincio a parlare di voi intanto, e poi ci faremo una chiacchierata e ascolteremo della musica. Intanto, che dire, la musica contemporanea sarda ha dato tantissimo. Io dico sarda perché la Sardegna non è soltanto un territorio, ma è proprio una profonda concezione della cultura, e anche che ha dato molto e ha preso molto anche da ciò che era nella loro terra, anche dal punto di vista, diciamo così, del recupero di alcune tradizioni, ma anche nell'espansione incredibile di quelle tradizioni e anche della cultura profondamente europea della musica. Io quindi comincio a parlare di Fabrizio Casti, che è un compositore nato nel 1960, si è diplomato in composizione sperimentale con Franco Oppo. Poi parleremo in modo più approfondito di questo compositore, che, come dicevo prima, è un po' il padre della musica contemporanea nella Sardegna. Quindi parliamo di Fabrizio Casti, che ha frequentato il corso di musica sperimentale, musica elettronica, con Nicola Bernardini a Cagliari e con Alvise Vidolin, un altro fondamentale personaggio della musica elettronica, a Venezia. Fabrizio Casti si è occupato in particolare di elaborazione del suono strumentale, la Live Electronics, di analisi e di notazione della musica elettronica e delle tecniche di composizione elettroniche applicate agli strumenti acustici. Si è anche occupato del contributo teorico e delle possibili implicazioni operative che alcune discipline scientifiche potevano avere sul linguaggio musicale e sull'esperienza musicale e della loro possibile formalizzazione. Ricordiamo alcuni lavori già dagli anni Ottanta molto importanti, per esempio Picnon per orchestra del 1987. Sono due composizioni che condensano le esperienze fatte allentando l'impressione di una musica strettamente formalistica a favore di una più evidente espressività. Poi le sue musiche sono state ovviamente eseguite in molti importantissimi festival praticamente in tutto il mondo. Sono state incise anche da etichette importanti, per esempio una sua composizione, stiamo parlando di Fabrizio Casti, Come un'ombra di luna per sei voci femminili, è stata incisa dall'ensemble Bel Canto per ECM New Series dell'ECM, quindi stiamo parlando. Poi
Parleremo di e faremo ascoltare anche di Antonello Doro, che è un compositore teorico della composizione, classe 1958. Ha studiato anche lui con Franco Oppo al Conservatorio di Cagliari e con Vidolin, un po' i percorsi diciamo simili, ma con poi ovviamente strade anche diverse. Antonello Doro ha compiuto studi di composizione, come dicevamo, anche in luoghi fondamentali come Darmstadt o anche l'Università di Padova, eccetera, eccetera. E anche lui ha pubblicato e fatto eseguire le proprie musiche in molti festival importanti, e tra l'altro è uno dei fondatori del CERM di Sassari, un importante studio di musica elettroacustica, di ricerca. Poi Marcello Pusceddu, anche lui del 56, anche lui, dicevo, è allievo di Franco Oppo, sempre a Cagliari. I suoi lavori sono stati eseguiti in molti festival importanti in Sud America, Messico, Canada. E una sua composizione importante, che si chiama Concordia, ispirata alla tradizione vocale della Sardegna, ha vinto il premio di composizione Porrino. E poi nel 90, e tra il 90 e il 2000, è stato consulente musicale per il progetto Sim Etnica, organizzato dai CAL del Montiferru, della Sardegna, dal Salento e dalla Bretagna e l'Irlanda. E poi anche praticamente Marcello Pusceddu ha avuto esecuzioni importanti, ha vinto diversi premi, e nel dicembre 2007 un suo lavoro per soprano e doppio coro di sassofoni, Jubilate Deu, è stato eseguito in occasione dell'inaugurazione della cattedrale di Noto in Sicilia. Più giovane, Roberto Zanata, del 1966, laureato in filosofia con i massimi voti, è compositore, musicista e studioso di musica elettronica. Presso il Conservatorio di Cagliari si diploma e studia. È attivo dalla metà degli anni 90, realizzando molti progetti di musica da camera, allestimenti teatrali, computer music, arte elettronica, acusmatica, opere multimediali. Ha partecipato ai corsi, famosissimi corsi di Darmstadt, e credo sia l'unico non allievo di Franco Oppo, praticamente. Però ha studiato con Stockhausen e Spalinger, anche lui. Zanata ha avuto molte esecuzioni internazionali e riconoscimenti, premi, eccetera, eccetera. Carissimi amici, adesso vi presenterò anche Enrico Di Felice, che è un flautista molto importante. In questi anni si sta distinguendo per il recupero anche non solo dell'esecuzione della musica contemporanea, e ha eseguito prime assolute praticamente in tutta Europa, in tutto il mondo, ma anche si sta occupando del recupero del repertorio flautistico del Settecento, ritrovando addirittura alcuni concerti e sonate per flauto di importanti autori come Telemann, Vinci, Albinoni, Leonardo Leo, eccetera. E queste registrazioni sono state accolte davvero con grande entusiasmo dalla critica, eccetera. Ha inciso per Stradivari e per altre importanti etichette. Il suo CD con i concerti per flauto di Pergolesi e Leo ha ottenuto il massimo riconoscimento della prestigiosa rivista discografica francese Diapason e la rivista inglese Early Music Today, ha giudicato Astonishing il CD dedicato alle sonate per flauto di Antonio Vivaldi. Tra l'altro Enrico Di Felice nel 2014 ha pubblicato per Stradivari su un CD con le opere per flauto e pianoforte di Astor Piazzolla, un altro compositore a cui la radio ha dedicato un concerto poche settimane fa. Questo disco di Piazzolla, con le musiche di Piazzolla, ha ottenuto le 5 stelle delle prestigiose riviste Amadeus e Musica. Buonasera amici, dopo questa lunga carrellata dei vostri curriculum, come sta la musica dalle vostre parti, che sono anche le nostre parti, come va? Domanda così. Ma,
dalla grandine che tocca un pochino tutte le varie situazioni che hanno a che fare con piccole nicchie di piaceri culturali, insomma, quindi però sopravviviamo, insomma, sopravvive ancora il festival con tante difficoltà, appunto, questo è lo spazio musica, intendo, di cui appunto Enrico era un socio fondatore insieme a Franti e ad altri amici, e quindi così continuiamo a fare il lavoro, ecco. Certo, tra l'altro Spazio Musica ha una lunga storia, partita proprio da Franco Oppo. Io cioè la musica in Sardegna ha avuto, la musica contemporanea, una grande attenzione negli anni, cioè è stata comunque, si sopravvive, ma il mondo, diciamo, sardo ha avuto sempre un grande contatto sia con la tradizione, ma sia anche ha avuto sempre un grande respiro europeo. Questo c'è ancora, perché lo conferma anche l'attività, no, sulla musica elettronica, sul repertorio anche proprio. Sì, è vero, rimangono, diciamo, questi tre piani rimangono sempre presenti, appunto, come hai detto tu, quello legato ad un utilizzo dei materiali della musica provenienti dalla musica popolare, quello della scrittura strumentale, quello più tecnologico, insomma, quello che si riferisce all'uso delle nuove tecnologie. Non so, forse su questi fronti Roberto e Enrico possono dire due parole, insomma. Sì, sì. Ma diciamo che soprattutto negli ultimi anni con Spazio Musica. Vi sta parlando adesso in questo momento è Roberto Zanata, riconosco le voci, quello di prima era Fabrizio Casti. Bene. Sì, prego, diciamo, prego, scusami. Negli ultimi anni con Spazio Musica abbiamo sicuramente incrementato tutto ciò che riguarda l'utilizzo delle nuove tecnologie come elementi fondanti del festival, quindi abbiamo tra l'altro non a caso organizzato nel 2016 il convegno italiano di musica elettronica, cioè il CIM, con la possibilità anche di ospitare John Chowning al festival, e dove appunto si è potuto fare anche un po' il punto della situazione a livello nazionale, internazionale e anche regionale per quanto riguarda la Sardegna, dello stato dell'arte, della musica elettronica, della musica legata alle nuove tecnologie di questi tempi. E così è stato anche per il festival di quest'anno, e così sarà anche per il festival dell'anno prossimo, su cui già stiamo lavorando e che sempre più ha appunto una finestra aperta su tutte le potenzialità offerte dall'utilizzo delle nuove tecnologie nella musica contemporanea. E sul lato strumentale invece forse posso aggiungere anch'io. Prego, prego Enrico. Diciamo che è arrivato il momento per me, per Riccardo Leone, col quale appunto, che salutiamo anche, certo. Abbiamo fondato insieme a Franco, eravamo veramente dei ragazzini a quel tempo, abbiamo fondato Spazio Musica, è arrivato il momento per noi di iniziare a coltivare anche le leve future, per cui volevo segnalare, mi sembra una cosa degna di nota, importante, la nascita di questo gruppo all'interno del conservatorio, formato da studenti, che si chiama l'Ensemble Scisma, che sta già lavorando da tre anni e ha partecipato a dei bei progetti, insomma sono dei ragazzi e vanno molto aiutati ovviamente, però mi sembra da loro una scelta importante, anche perché appunto entrano in questo mondo di nicchia.
storia che non è per niente semplice. No. E che non a caso, infatti, sono stati anche ospiti l'anno scorso, nel festival del 2018, all'interno della programmazione di Spazio, del Festival di Spazio Musica. Così speriamo di averli anche il prossimo anno. Ma Spazio Musica c'è da molti anni, da quanti anni precisamente? Nell'81 è stato fondato. Ok. 82, mi corregge Fabrizio. Dal 1982, sono tanti anni. Sì. Pochi diciamo, poche realtà. Più longevi come. Sì. Volevo chiedere. Questo diciamo respiro anche europeo, no? Cioè, perché molti compositori, lo stesso Franco Oppo poi si è spinto, no? A studiare fuori da Cagliari, no? E quindi Darmstadt, gli incontri anche con i grandi festival, eccetera. Ma il contatto ci sarà sempre con la musica tradizionale. Ma avete mai percepito un momento di peso di questa tradizione, che comunque è la più, come dire, in Europa è una delle realtà, no, della musica tradizionale sarda, tra le più pregnanti anche, più forti, proprio, può essere un fardello pesante, oppure uno lo, diciamo, si lascia suggerire con leggerezza? Voi l'avete fatto con intelligenza, lo stesso Franco Oppo, ma a volte c'è stato un pensiero, no, di forse di allontanamento, come dire, come poteva essere una saturazione del pensiero questa presenza della musica tradizionale, oppure no? Ma guarda, io naturalmente parlo nella mia di esperienza, io penso di essere forse l'unico compositore che non si è ispirato, diciamo, alla cultura popolare, alla cultura musicale popolare della Sardegna. Non ho mai ci ho lavorato, naturalmente l'ho studiata, però non ho trovato degli elementi che mi stuzzicassero, insomma. Uh-huh. Ecco, forse in questo senso ne percepivo il peso, forse anche perché comunque il lavoro che faceva su questo fronte franco era così potente da scoraggiarmi, non sto ipotizzando, insomma, però non ci ho ancora messo mano, questo non escludo di poterlo fare naturalmente, però ho preso spunti da cose, da elementi di altre culture, ma non da quella sarda, quindi però appunto sto qua, quindi magari me lo riservo per la vecchiaia, per un periodo, certo, poi mi voglio tenere il Non so se Roberto abbia mai messo mano a... No, neanche io non ho mai, diciamo così, pensato... Forse Marcello di più, questo sicuramente. Sicuramente sì, Marcello molto. Sicuramente forse anche... Anche Antonello Doro, sì. E anche un altro compositore... Giorgio Tette, credo che abbia fatto qualcosa legato. Lucio, sì, un po' tutti. Lucio Garaldi. Forse tu sei l'unico della generazione di Oppo che non è. Non so se Enrico ci si è avvicinato in qualche modo come strumentista. No, vabbè, come strumentista, giusto perché magari ho suonato alcune cose di Marcello Cusetto, di Franco, ovviamente, anche se poi comunque per quello che riguarda le cose di Franco, nella musica di Franco ci sono giusto degli echi di musica sarda, almeno delle cose che ho suonato io, e anzi quando poi gli dicevo ma questo mi sembra un po' una cosa sarda, quindi, non reagiva mai molto bene, devo dire.
era comunque operazioni molto trasfiguranti, ecco, non era certo la citazione melodica o comunque diciamo un uso semplice di quei materiali, era proprio molto sì, era una presenza molto sfumata, sì, un'elaborazione sì, allora, sì. Meccanismi strutturali che le note in sé, diciamo. Forse per una persona che conosce quella musica era più semplice sentire il profumo, ma penso proprio che chi non avesse mai sentito musica sarda forse non si sarebbe nemmeno accorto. Popolari comunque suonava decisamente contemporanea sempre. Certo, aveva una anche, come dire, proprio poeticamente sono linguaggi comunque molto legati a una concezione, diciamo, europea. E poi ovviamente l'accostamento che può fare un compositore a qualsiasi materiale è comunque un avvicinamento di tipo elaborativo, no? Filtrante, no? E per cui non certo. Per esempio, una cosa volevo chiedere anche a Roberto, no? Gli studi di filosofia, quanto hanno influito sulla musica? Questa è una curiosità che volevo chiederti. Beh, nel mio caso hanno influito molto, anche come semplice occasione di incontro con la musica contemporanea, perché frequentando la facoltà di filosofia ho avuto per esempio l'opportunità di conoscere, seguendo i corsi della musica da Antonio Trullo, dal professor Antonio Trullo, finché fondatore di Spazio Musica, anche lui, che appunto ha sempre incentrato il corso di storia della musica sulla musica contemporanea, e quindi si poter, diciamo così, seguire tutta una serie di anche di seminari, per esempio, ricordo di aver seguito i seminari. Alcuni seminari tenuti da Francoppo e da altri musicologi o compositori importanti, e quindi hanno stuzzicato sicuramente in me anche un'attenzione particolare che diciamo così non pensavo all'inizio, quando mi iscrissi per studiare filosofia, di poter trovare questo diciamo degli input di questo tipo all'interno della facoltà, e poi ho avuto anche la fortuna comunque di avere una docente con cui ho scritto la tesi, che era stata allieva di Pupini, che quindi ha, diciamo, caldeggiato ovviamente il mio interesse per la musica oltre che per la filosofia. Quindi devo dire che è stata un'esperienza decisamente importante quella di, al di là della materia in sé, ma proprio anche della frequentazione di un'università come quella di filosofia di Cagliari negli anni in cui l'ho frequentata io. Bene, io a questo punto ascolterei una composizione di Francoppo che magari ci può presentare Enrico. Allora, intanto Francoppo, compositore, nato a Nuoro il 2 ottobre del 35 e scomparso il 14 gennaio del 2016. Lui si spostò già negli anni 50 a Cagliari e studiò al Conservatorio di Cagliari, dove si diplomò in pianoforte nel 58, poi musica corale e direzione di coro nel 60, poi in composizione nel 61. Successivamente studiò anche con uno dei grandi compositori italiani del Novecento, cioè con Petrassi, e anche con Ghedini. Poi dal 61 al 68 fece, diciamo, questi spostamenti fondamentali che riportavano poi in Sardegna quelle fondamentali esperienze europee, quindi studi a Venezia, a Roma, a Varsavia e anche appunto a Darmstadt. Quindi Francoppo fu
uno degli animatori più importanti fra il 1965 e il 2000, gli anni diciamo dell'insegnamento in conservatorio, e dove passarono generazioni di compositori. E Franco Oppo, quindi, è uno dei padri della musica italiana, e quindi anche vinse molti concorsi internazionali. E uno stile, il suo, che si muoveva dal neoclassicismo verso anche la musica aleatoria. C'era sempre questa componente e anche la sperimentazione. Poi i suoi studi di semiologia musicale e musica etnica hanno portato, tra l'altro, alla definizione di una teoria generale del linguaggio musicale intorno agli anni 70 e di un sistema di concertus delle launeddas degli anni 80, quindi nel 1986. Poi anche gli studi di musica elettronica su casualità e determinismo nella composizione musicale hanno dato corso, con questo lavoro, a numerose relazioni e anche convegni internazionali proprio sui temi e sull'attività di compositore. Oppo, naturalmente, fu autore di una grande produzione anche di musica elettronica, ma anche di sonate per pianoforte, opere da camera, sinfoniche, teatrali e televisive, eseguite ovviamente in moltissime rassegne internazionali. Noi faremo ascoltare questa sera, e poi riprendiamo la discussione con i nostri amici compositori. Stiamo parlando appunto con Fabrizio Casti e con Roberto Zanata e il flautista Enrico Di Felice. Questa composizione di Franco Oppo, faremo ascoltare appunto alcune verità non dimostrabili per flauto, clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino e violoncello. Enrico Di Felice, ci puoi parlare di questa composizione che tu hai eseguito al flauto? Sì, dunque, alcune verità indimostrabili, diciamo che fa parte dell'ultimo periodo compositivo di Franco Oppo. Non so, vabbè, io penso che sia un pezzo bellissimo, con una struttura anche molto ben individuabile. Per me è sempre molto, è un po' difficile poi entrare in profondità nelle composizioni, perché ho sempre un approccio così, sempre molto dettato dal gusto. Nel caso di Franco poi ovviamente c'era la componente umana, che una componente sì umana molto importante, anche perché veramente siamo cresciuti con lui. Cioè, se io sì, vabbè, io ero già interessato alla musica contemporanea da prestissimo, grazie alle trasmissioni di Luciano Berio, che guardavo quando ero in seconda media, vabbè, ero un po' un predestinato, però poi ovviamente la conoscenza di Franco mi ha portato a realizzare comunque sogno, e quindi alla fine poi appunto, tornando al discorso delle sue composizioni, è sempre molto difficile riuscire appunto a scindere dalla componente umana da quella da un'analisi più distaccata delle cose. Ma questo ascoltare il pezzo che comunque trovo che sia bellissimo. Certo, ma questa è una registrazione già del 2004, mi pare, ma perché non ho notizie, diciamo, dell'ensemble, chi sono gli esecutori? Allora, dunque, la registrazione è del 2013. Ecco. Allora. Dunque, vabbè, oltre a me, direttore era Riccardo Leone, sì. Pianoforte Emanuele Pinna, violino Giorgioppo, violoncello Nicoletta Pintor, percussioni Roberto Pideghini, che era un membro fondamentale dell'ensemble che ci ha lasciato qualche anno fa.
Sì, un caro amico che... Sì, a Sam Spacchini. Che salutiamo, diciamo, anche. Va bene, allora, quindi anche questo, per esempio, è carico di emozione, perché tu hai fatto dei nomi che mi... Ovviamente Roberto Pellegrino era un amico, e, insomma. Quindi, allora, ascolteremo adesso alcune verità non dimostrabili. Per flauto, clarinetto basso, percussione, pianoforte, violino e violoncello, è scritto nel 2004 e registrato appunto nel 2013. E quindi buon ascolto, ci risentiremo dopo l'ascolto di questo pezzo di Frank Oppo. Thank you.
Avete ascoltato di Franco Oppo alcune verità non dimostrabili per flauto, clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino e violoncello. Una composizione davvero molto bella, una sorta di ritualità complessa con con una sorta di cantilena intorno, ma veramente una composizione davvero bella, così come annunciava il flautista che ha preso parte all'esecuzione, Enrico De Felice. E adesso io passerei invece a sentire Fabrizio Casti, che magari può parlarci di questa prossima composizione che faremo ascoltare, ossia Parabola di un visionario. Fabrizio, ci vuoi parlare di questo pezzo? Ma intanto, guarda, Parabola per un visionario è un pezzo dedicato a Oppo. Ecco, vedi. Sì, era un pezzo scritto per il 70° compleanno di Franco. Così, avevamo fatto un concerto festa, diciamo, i suoi studenti, diciamo, i suoi ex studenti hanno scritto tutti un pezzo dedicato a lui, un concerto che era stato fatto a Milano, così dall'amico Pestalozzo, insomma, che organizzò questo concerto Grazie. per festeggiare il 70 di Franco. Quindi è un organico. Così, un pezzo da camera che prende ha degli elementi presi così, diciamo, ci sono alcune citazioni, insomma, non tanto letterali quanto dei modi, così, delle modalità di scrittura di Franco, insomma, quindi, ecco, probabilmente ecco, Enrico, ah no, non sono sicuro che non c'eri tu. Il pezzo è per flauto, violino, violoncello e No, pianoforte e però adesso percussioni. non ricordo chi siano gli interpreti, ma però appunto mi dice non, Enrico non c'era, quindi non lo conosce probabilmente questo pezzo. Quindi così, quindi è un pezzo che si muove su così, delle zone contrastanti, molto strumentale, insomma, come pezzo, molto trasparente, proprio diciamo così. Queste modalità melodiche molto che ritornano sempre su se stesse, diciamo, che qua sono un pochino le modalità insomma, che Franco usa o ha usato spesso, insomma, quindi un pochino sono questi elementi che
che lo omaggiano, diciamo, ecco. Bene. Allora, passiamo direttamente alla musica, così poi torneremo a parlare ancora delle vostre esperienze anche, e quindi ascolteremo adesso di Fabrizio Casti Parabola di un visionario per flauto, violino, violoncello, pianoforte e percussioni, un pezzo dedicato appunto ai 70 anni di Franco Oppo. Quindi buon ascolto. Thank you.
Avete ascoltato di Fabrizio Casti Parabola di un visionario per flauto, violino, violoncello, pianoforte e percussioni, un pezzo dedicato a Franco Oppo nei suoi 70 anni, un pezzo veramente bello con queste pulsazioni del,
delle percussioni sempre molto dilatate e spaziali, davvero, davvero una bellissima composizione. Fabrizio, io a questo punto proporrei un bis, nel senso anche un secondo pezzo, Sottili di luce per violino solo. Parlaci anche, presentaci questo pezzo. Ma questo pezzo è un pezzo scritto per Arditti, infatti è lui nella registrazione che suona, fatto a Darmstadt. Ah, bene, quindi eseguito a Darmstadt parecchio tempo fa, quindi l'ha fatto lì in prima esecuzione. Quindi un pezzo molto molto virtuosistico, molto molto appunto violinistico in senso stretto, quindi anche qua così l'idea è proprio quello di forzarne il potenziale polifonico, appunto uno strumento che ha questo potenziale, ma che magari ne ha un limite proprio tecnico, quindi insomma è stato un lavoro di questo tipo. È stato bello, perché poi era direttamente, a me ti piaceva questo pezzo, quindi abbiamo avuto più occasioni di lavorarci insieme, insomma, quindi è proprio cucito su di lui, quindi penso emergerà all'ascolto emerge questo elemento di sovrapposizione proprio tra la scrittura e la performance. Poi io ti ricordo, se Fabrizio mi conferma, poi ho ascoltato dal vivo l'esecuzione che fece Arditti a Cagliari, se non ricordo male, alla Vetreria, può essere? Ti ricordi? Ecco, scusate, ma la linea è saltata, quindi io direi di proporre all'ascolto di questa composizione di Fabrizio Casti, adesso ci rimetteremo di nuovo in contatto, Sottili di luce per violino solo, l'esecutore è Irvine Arditti. Thank you.
Abbiamo ascoltato di Fabrizio Casti Sottili di luce per violino solo, al violino Irvine Arditti, uno dei massimi esecutori, diffusori anche della estensori della composizione contemporanea, quindi grande virtuosismo, grande sapienza, esperienza, cura dei suoni, sia nella partitura ovviamente, ma e nella esecuzione di questo straordinario interprete. Quindi adesso io passerei, perché ci stava spiegando qualcosa di questo pezzo Fabrizio Casti, poi è saltata la linea, ma possiamo ricollegarci a quello che stavamo dicendo all'inizio di questa composizione Sottili di luce. Fabrizio, pronto? Ci sei? Ecco. Sì. No, no. No, dicevo, appunto, è un pezzo, non so dove ci siamo fermati, comunque appunto, un pezzo scritto per Irvin, per così eseguito la prima esecuzione a Darmstadt nel 94, quindi è così un pezzo, come avete avuto modo di sentire, molto, molto virtuosistico, molto. Però appunto ho lavorato molto con lui, quindi proprio con tanti piccoli cambiamenti sulla sua, come spesso capita quando lavori con l'interprete, poi arrivano sempre suggerimenti preziosi per valorizzare delle cose, insomma farle suonare meglio, quindi c'è proprio una sovrapposizione tra la scrittura e il suo modo di suonare, perché c'è, insomma, ci sono molte cose concordate insieme, quindi si sente, io credo, insomma, nel suo suonare un agio proprio, sì, da questo fatto, insomma. Poi i sottili, questi filamenti, molto complessi da eseguire per un violinista, e questi filamenti molto tenui, ma allo stesso tempo c'è un'attenzione, un grande controllo del suono, davvero una grande interpretazione, si sente proprio dal pezzo, proprio è molto bello anche questo. Io passerei adesso all'ascolto di una composizione di Marcello Pusceddu. Lui non è questa sera, doveva essere intervistato insieme agli altri compositori, ma per problemi di salute, non so, una piccola influenza, quindi salutiamo Marcello Pusceddu, che probabilmente ci sta ascoltando, e di questo importante compositore vogliate ascoltare Nel silenzio languidamente, una composizione per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello e pianoforte. Quindi direi buon ascolto, e ci risentiremo dopo questa composizione di Marcello Pusceddu. Eccoci.
fatto adesso. Avete ascoltato di Marcello Pusceddu Nel silenzio languidamente. Il pezzo si apriva con dei cluster, con degli impulsi molto gravi, e poi nella parte centrale avete sentito un avvolgersi dolce di un lirismo molto complesso ma molto commovente e bello, per poi finire come una forma a specchio con gli impulsi, con i cluster del pianoforte alla fine come nell'inizio. Adesso parleremo invece con Roberto Zanata di Meccanica 2, questa composizione. Roberto Zanata, ovviamente l'abbiamo sentito durante l'intervista, è qui con noi e da ovviamente la sua attenzione ovviamente su molti fronti della musica, però ovviamente si concentra molto anche sulle nuove tecnologie e sull'elettronica. Roberto, ci puoi parlare di questa composizione? Una fisarmonica o un baian? No, fisarmonica. Fisarmonica. Ok. E quindi è stato un lavoro, diciamo, abbastanza complesso, perché la scrittura per fisarmonica non era per me comunque un'avventura semplice da affrontare. E sul proseguio di quello che avevo già realizzato a livello di live electronics con Meccanica 1, ho provato a dare, diciamo così, a creare un ambiente esecutivo per il live electronics che fosse, diciamo così, basato sull'utilizzo di alcuni effetti che si sentono abbastanza chiaramente nell'arte dell'esecuzione, che sono l'utilizzo di due delay con tempi di ritardo diversi, due tipi di riverberi, uno spazializzatore quadrifonico e una granulazione soprattutto che sfrutta, diciamo così, una trasformazione degli acuti della fisarmonica. Quindi, diciamo, il tutto gestito appunto dal vivo, e quindi che significa che ovviamente, per quanto fosse segnato in partitura gran parte degli interventi elettronici, c'è anche tutta una fase diciamo così, di interazione dal vivo tra me, che gestisco l'elettronica, e l'esecutrice che quindi eri tu la lettura della sua parte, e ha anche dei margini di gestione sua personale di alcuni momenti, per cui non dico che è improvvisativa, però certo, perché certo. Praticamente non c'è quasi nulla, se non il fatto che lei può però gestire delle parti in base anche a quello che lei sente arrivare da parte da parte dell'elettronica, e io viceversa lo stesso interagisco anche in base a quello che di volta in volta sento durante l'esecuzione. E quindi è interessante, perché in una prossima esecuzione che mi auguro ci sia presto, probabilmente il pezzo, pur appunto essendo quello che è stato scritto, potrà subire appunto delle modifiche in fase live, naturalmente. Certo, certo. Quindi l'interprete informatico sei tu e quindi la Io ho creato l'ambiente esecutivo e anche sono quello che lo
momento lo gestisce, diciamo, nella esecuzione dal vivo. Bene. Allora, ascoltiamo Meccanica 2 di Roberto Zanata per fisarmonica e Live Electronics. Questa è una composizione recentissima del 2018, appena trascorso. E niente, poi ci risentiremo con i compositori che abbiamo, diciamo, ascoltato durante l'intervista per un ultimo saluto. E quindi adesso vogliate ascoltare Meccanica 2 di Roberto Zanata.
Avete ascoltato di Roberto Zanata Meccanica 2 per fisarmonica e live electronics, alla fisarmonica Margherita Berlanda, interprete informatico Roberto Zanata. Bene, chiudiamo questa puntata con questa lunga carrellata di composizioni, devo dire una più bella dell'altra, bellissime, da Franco Oppo a Fabrizio Casti a Marcello Pusceddu e Roberto Zanata, anche con il contributo di Enrico Di Felice. E abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana e più precisamente della Sardegna, e con dei contributi veramente notevoli, composizioni di grande spessore e di grande profondità. Quindi noi ringraziamo gli amici Fabrizio Casti, Roberto Zanata, Enrico Di Felice, che sono intervenuti gentilmente. Noi siamo davvero onorati di avervi avuti qui in diretta, raccontando le vostre esperienze, la vostra musica e tutto ciò che accade di straordinario nella vostra meravigliosa terra, che è anche una parte fondamentale dell'Italia e dell'Europa. Quindi a risentirci, non basterebbero 10 puntate per fare, diciamo, un percorso esaustivo, no? della musica di questo momento anche. Però ecco, eccoci qui, siamo giunti alla fine, quindi un saluto. Grazie. Ciao Stefano, grazie. Stefano. Grazie a voi davvero, grazie a voi. Quindi si conclude qui la 46esima puntata di Clocks and Clouds. Io sono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Ci risentiremo alla stessa ora lunedì prossimo alle 22.45. Potrete riascoltare questa trasmissione su podcast e la replica del mercoledì al mattino. Tutte queste puntate andranno poi replicate sulla USMA Radio, che è la radio di San Marino, la radio dell'Università di San Marino. Quindi auguro a tutti gli ascoltatori una buona notte.